Se avete domande, se no continuiamo. Andiamo? Acceso? Ok. Allora, quando vi dicevo che con Max e pacchetti 3D non si fa environment, sottintendevo di fatto che abbiamo mezzi più veloci per farlo, non che non si potesse ovviamente fare. Tra l'altro con 3-4 clic, come vedete adesso, 167 milioni di poligoni, adesso non vedete in basso, ma lì in basso a destra riporta i milioni di poligoni che sta processando con questa isoletta e un po' di alberelli in cima in qualche modo. E adesso vedrete che arriverà a miliardi come niente. Quindi in realtà possiamo fare tutto con tutto. Alcuni software ci consentono semplicemente di velocizzare. Questo, cioè Vue, consente di velocizzare enormemente tutto quello che è ambiente. Inoltre, anche quando facciamo da zero, va, senza, anche perché voglio farvi vedere altre robettine. Allora, quando fate da zero, lui vi parte, questo vi parte con l'atmosfera, ma in realtà Vue per atmosfera intende il motore di rendering. Quindi qui dentro abbiamo la sezione fotometrica piuttosto che la sezione spectral, che non sta per un fantasma, ma per lo spettro della luce in qualche modo. Quindi si rifà a degli algoritmi, per cui atmosfera in view è uguale al rendering. È un po' come passare da Mental Ray a V-Ray a altri motori, anche con delle sottosezioni tipo l'occlusion o d'altro. Anzi, potete già vedere da quelle icone che AO sta per Ambient Occlusion, per cui già ti dà delle indicazioni: Global Illumination, Global Reflection, GI, GR. È come se vi dicesse che ha settato alcune sottocomponenti del motore. Allora, in realtà questo software, avete visto dalle demo precedenti, è anche il medesimo con cui si fanno effetti di altissimo livello, per cui se l'hanno utilizzato per gli scenari di Avatar e per tra gli ultimi, Pirati di Caraibi, penso che per noi va più che bene. Inoltre si impara qui dentro, cioè come stand-alone, però tutto quello che io sto per fare, anzi se poi vi interessa ve lo faccio vedere, visto che vi interessa così tanto, dentro Max anziché dentro Maya, lo duplica pari pari. Quindi, come io metto l'atmosfera qui di questo tipo, vi riapre proprio questo stesso finestra, usa come selettore e come sistema per gestirlo tutto quello che è Vue. Quindi non è che si integra con Max o con Maya o con altri pacchetti, per cui scordatevi gli editor normali, dovete sempre usare il suo interno, però lo si può aprire anche dall'interno dei pacchetti 3D. Per cui tutte queste icone che vedete a sinistra, e anche gran parte di quelle che vedete in alto, sono tutte quante duplicate sulla shelf di Maya o di Max. Per fare questo però dovete spendere un po' di soldini, o per meglio dire, da studenti no, però la versione che è collegabile col 3D è una versione particolare. Per cui questo software si trova dalla versione gratuita, completamente gratuita, che fa po un po' pochino, alla versione per studenti che si chiama PLE, che è questa, cioè questa è la versione, diciamo, la corrispettiva di questa qui si chiama PLE, ma nel vostro caso vi metterà dopo il 20° salvataggio, vi marchia lo schermo in questo modo, però è completa quanto questa che è full commercial in qualche modo. Inoltre c'ha delle limitazioni del tipo aprite e salvate e riaprite la scena solo sulla vostra macchina. Quindi se me la passate a me io non la riapro, o se la apro su un altro computer. Comunque vi consente di apprenderlo. Allora, questa versione è Extreme, quindi Vue c'ha 7-8 versioni, è la più avanzata, intorno ai 2000 euro, è questa qui. Extreme sta per mi collego a tutto quello che vuoi, cioè Maya, Max, Cinema 4D, Lightroom, eccetera, senza ricomprare plugin o fare chissà cosa. Quando si fa una nuova scena, parte la prima volta, dalla seconda in poi, il software parte scegliendo un'atmosfera. Tanto lo potete cambiare in qualche modo e tenete conto che questo è il primo livello, non so praticamente niente, lavoro per lo più con i preset. Poi faccio vedere il secondo livello, modifico i preset, poi faccio vedere il terzo, posso fare quello che voglio e mi salvo i preset, quindi in realtà queste sono cose salvate. E poi ce n'è un quarto che è solitamente più specializzato, che è quello che con i nodi potete intervenire direttamente dentro il software. Il quinto è la programmazione per Python, per cui tutti i software che avete visto, anche se non l'abbiamo mai nominato, sono per lo più, quasi tutti, collegabili tra di loro. Quindi RealFlow può portare le cascate qua dentro,
Oppure si possono collegare su Max, non sono sicuro, su Maya sicuramente, su tutti i pacchetti 3D che utilizzano il Python. È un linguaggio C++ abbastanza specializzato, ma comunque non difficile perché ha oggetti, quindi con due comandi, nel senso po generalmente pochi controlli e pochi comandi, aprite, fate grandi cose. È diventato lo standard di interconnessione. Ok. Qui ci sono livelli di apprendimento. Ne possiamo scegliere uno qualunque, volevo farne uno nuovo, sì. Mentre parte, no, non voglio salvare niente, grazie. Perfetto. Se arriva la scheda video, ecco lì la quadro, vi sta facendo vedere il preview delle nuvole come fondale. Quindi lui utilizza già la vista, le quattro viste, per fare un preview di quello che è la visualizzazione. Attenzione perché possiamo animare le nuvole col vento, così come le foglie degli alberi, e queste cose sono già comprese nell'oggetto, quindi non ho fatto niente, ho detto dammi questa atmosfera, le nuvole sono già animate. Se vedo il fotogramma 2 o 3 c'è già un movimento delle nuvole col vento, inoltre si dissipano come le nuvole reali, quindi è un'animazione frattale, procedurale, che il software fa in automatico. Quindi rimarco queste cose, perché quando io dico non si fa environment dentro Max o dentro Maya, vi sto dicendo, aperta parentesi, non si fa così velocemente e così facilmente, chiusa parentesi. Ok? Quindi utilizzo il software che mi consente di farlo in maniera più veloce possibile. Quindi, siccome abbiamo anche la tavoletta, non solo per ZBrush, ma anche per scolpire, grazie a proposito, possiamo aggiungere ad esempio dei terreni. L'ho appena fatto, ho cliccato sull'iconetta a sinistra. Se voi questi con le freccettine le tenete premute, vi danno un mondo di possibilità, o quantomeno delle altre cosucce che si aggiungono. In questo caso ho messo il primo terreno, che è un terreno che si chiama standard. Terreno abbastanza semplice, non troppo complesso nel senso di dettagli, però veloce da generare e da renderizzare. In realtà posso, questo software si comprende se voi comprendete che se anche avete una catena montuosa di 20, 22 montagne e tutta una roba complicata, mettete tante patch, cioè avete la primitiva terreno. Questo è il motivo, di nuovo, siccome non ho in nessun pacchetto 3D la primitiva terreno e men che mai la primitiva atmosfera, guardate un po' l'atmosphere editor, e men che mai cose come sul sole, la luce, le nuvole. Con gli strati, e adesso che farò dei cambiamenti, vedrò in tempo reale cosa mi succede, la direzione del vento, le nebbie. Ma se volete il vento e la potenza di brezza o il vento tipo tempestoso, la neve, la pioggia, almeno riportata davanti, ma soprattutto arcobaleni, stelle, anelli di ghiaccio, aurore boreali, insomma, fate un po' voi. E qui, ecco, questa è pioggia e vento in qualche modo. Quindi vi sto solamente dicendo che è veloce, è facile e fa cose complesse e viene scelto in produzione perché con pochi comandi ho un enorme potere. Come potete aggiungere un'atmosfera dentro il pacchetto 3D? Basta, non nominiamo più Max, vale tanto per Maya, vale per Cinema, vale per Lightroom, vale per Modo, vale per qualunque software 3D e soprattutto questi software 3D quando hanno detto sì, vabbè, ma Vue è troppo superiore sull'atmosfera. Come facciamo a competere? Non l'aggiungono, non lo fanno. Al massimo vi aggiungono lo shader con il noise che somiglia a una nuvola, se con V-Ray e Mental Ray lo proiettate su una sfera, poi vi modellate la sfera a forma di nuvole, buonanotte. Cioè, io qui ho la primitiva nuvola, metto quante nuvole voglio al di qua e al di là dell'atmosfera. Proprio perché hanno detto, ma se io volessi la nuvola mia, al di là di quella per fondale, quella a 20 km di altezza, ok, ti do la Meta Cloud, la primitiva nuvola, e ce la sposteremo dove ci pare, la scaliamo come ci pare, e rimane una nuvola. Non è una sfera che la mia vista ha fatto somigliare una nuvola. Capite questo tipo di differenza? Quindi spesso e volentieri in produzione quando si dice che preferisco questa cosa rispetto all'altro, significa semplicemente che beh, ho il menu aggiungi nuvola, non ho il menu aggiungi sfera, modella la nuvola, dagli una forma, metti uno shader, carica della texture, modifica con Photoshop, guarda se funziona, vedi il rendering, capito? Clic e inserisci in qualche modo. Per cui no, non è una questione di singolo software, è una questione che i software ancillari vi estendono questo tipo di cose e quindi valeva anche per RealFlow al posto delle particelle piuttosto che della dinamica. Allora, in realtà questo per voi dovrebbe essere tipo istantaneo perché hanno abbastanza copiato l'interfaccia di Max, soprattutto quella precedente a questa, per cui selezionate gli enti, questo è il tree generator, il ground.
la griglia, in realtà è un terreno infinito, la telecamera, quindi la prendo da queste freccette, ma ormai sapete tutto che questi sono dei gimbal, e quindi se io li sposto in questo modo, automaticamente vado a cambiare l'andamento. E poi la telecamera selezionata, abbiamo questi controlli di rolling, di pan, di zooming, spesso corrispondono ai control, alt, cancel, insomma tutto quello che tutti i software ZBrush compreso stanno nella mano sinistra, in basso a sinistra, cioè ci aiutano mentre facciamo delle cose a fare delle robe. Inoltre è intelligente quanto Max, visto che potete decidere di cambiarvi le viste o quelle che volete a spese di altro. Questa cosa qui ormai la fanno un po' tutti. E potete visualizzare una patch di terreno. Quindi, se io adesso prendo la camera, la posiziono, ho questo terreno qui, lo porto su. Cosa vi manca? Il tracking, cioè la telecamera che punta a qualcosa. La telecamera con tutte le sezioni sta qui. Quindi, se gli dico di treccare sul terreno, state sicuri che l'avremo sempre treccata, bruttissimo termine, vuol dire puntata in, no? Vabbè, insomma, avete capito. Ok, quindi in realtà già questo è un render e già io ho dentro il mio editor, in questo caso perché una montagnola, un po' di ghiaccio con un po' di nuvole intorno, facciamola un po' meglio su, ok, perfetto, volevo farvi vedere l'istantaneità, ma comunque perfetto, e anziché fare sta robetta un po' scomoda, non vi spaventate, eh? Ce ne andiamo qui dentro. Andiamo a vedere render options. In realtà è molto più stupido di quanto non sembra, sono i controlli di rendering. E il bello è che il software, soprattutto nella fase iniziale, vi guida sulle cose. Quindi, ma dai, stai sul preview. È inutile che ti do tutta questa roba nascosta. E come sapete, questo si chiama ghosted. Quindi è nascosta per dire, ma tanto non ti serve, ma poi stai imparando, quindi non ti serve. Ma noi facciamo un pochino di più, mettiamo un final, e anziché fare il render comunque sia all'interno, in realtà stava anche su. Vediamo un po', external, ok, volevo un custom, no? Ok, render to screen, niente, gli dico solamente dove devo andare a renderizzare, dove vedere questo tipo di cose in qualche maniera, e render, è come se fosse, lo sovrascrivo, mi mette il frame buffer di V-Ray, se l'avete visto come cosa, la risoluzione data. Quindi posso controllarlo, ma guardate cosa fa. Addirittura vogliamo fare un piccolo Photoshop col controllo di esposizione? E quindi già da subito vi dice, oh, senza che andate fuori, guardate qui quello che sta succedendo. E se dovete fare un'animazione lo fa frame per frame. Quindi dobbiamo aumentare il contrasto, fare delle piccole robe, questo editor va più che bene. Però siccome stiamo diventando ciechi, almeno io, per quanto è piccolo, ok, vai via forse. Allora, gli andiamo a dire che, insomma, almeno, voi sapete anche che le cose di risoluzione veloce si fanno intorno a questa risoluzione, ma ormai i processori consentono 640x480, un buon compromesso è questo. Per cui, quando eseguite il render, o Shift R in questo caso, ok, sovrascrivi sempre. Perfetto, è un pochino più grande. Inoltre contiene anche lo storico di quello che avete combinato, sempre utile, sempre il post-processing. Ve lo chiede sempre perché sa che dovete calibrare, eccetera, eccetera. Ok? Allora, la cosa interessante, anche quando l'aggiungete dentro Max come primitiva, è che questa primitiva che voi vedete di terreno è procedurale, è un'equazione. Quindi si può modificare, si possono fare anche le booleane, ma non si possono editare i punti o i poligoni. Non si arriva mai a poter fare questo tipo di cose, perché è un sistema di equazioni. Il che vuol dire che per quanto io vada a zoomare, non vedrete mai la perdita di dettaglio. Lui la ricalcola in maniera frattalica ogni volta che ci avviciniamo. Quindi ecco perché vi dicevo che è environment, perché ha una serie di strumenti, certo non ci fa modellare un viso o un'astronave, anzi, a parte il terreno non modella niente, però attenzione perché potete importare gli oggetti già texturizzati anche da Max. Quindi potete decidere se view parte dentro Max o se la roba di Max la fate import, cioè load object e se lo importa più all'interno. Si porta anche i cicli di animazione, quindi se avete fatto dei personaggi che camminano, grossolanamente è un Lumion avanzato, non è così real time, però è molto più di qualità sulle cose che posso andare a definire. E texture, illuminazioni, tutte le cose che più o meno sapete, sono tarate all'ambientazione. Per cui, ad esempio,
Io posso. La penna l'ho provata, ma non mi sembra che funziona su questa cosa qui, ma comunque andrebbe fatto sistemata con la penna. Quando voi cliccate sul terreno, apre un piccolo ZBrush del terreno, per cui posso andare a vedere questo patch di terreno, ok? Se volete scolpire, avete questi pennelli, altrimenti potete già dirgli, ma sai che c'è? Stavo pensando a un iceberg. Che mi puoi aggiustare le dune del deserto? Oppure sto scegliendo tutti e due e voglio l'isoletta, quindi mi mangio i contorni in qualche modo. Quindi in realtà, oppure ho fatto un po' di dune, ma che ne dici se andiamo un po' a scolpire delle zone? Oppure me le vado a mangiare? Oppure gli vado a dipingere? Non si può bucare, quindi in realtà lo vedete bucato, ma gli dovete mandare l'acqua un po' più su. La mescia rimane sempre continua. Oppure fate una booleana. I terreni, comunque, c'è modo di fare anche le gallerie. Fate gallerie, l'ultimo pezzettino di roccia non si può togliere. Cioè la mescia deve essere anche continua. È curioso che è esattamente quello che è successo a ZBrush fino a 2 versioni fa. E poi hanno aggiunto il Dynamesh per bucare. E anche loro, questo è un piccolo ZBrush all'interno dei terreni, al momento non si buca, probabilmente bucheranno. Comunque, se vi serve la galleria, ve la modellate con Max e ve la importate dentro, solo la forma sul terreno. Perché si può anche, diciamo, scolpire vedendo eventuali oggetti che vi siete importati o portati dentro. La cosa interessante, ho fatto uno sgorbietto così per farvi capire, quando io faccio ok, sta qua dentro, subito, immediato. Eccolo, la patch del terreno pronta per prendere il materiale. Quindi se la mia montagna, adesso ne ho fatte due su infinito, una su infinito, è questa cosettina qua, posso anche dire che ne voglio un'altra di tipo, quest'altra facciamoci la procedurale, ok, che sono un po' più dettagliate, un po' più pesanti, la vado in qualche maniera ad aggiungere a fianco, me la posso ruotare, la posso scalare. E la vado a posizionare. Quindi se metterò lo stesso materiale a tutte e due, non vedo soluzioni di continuità. Questo inizialmente lascia un po' interdetti, perché anche qua siete portati a pensare che mi faccio tutti gli Appennini con un appezzamento. Se io vedo solamente il pezzettino degli Appennini, ma mi modello solo le montagne lontane in un modo, quelle vicine in un altro, e magari una duna o una collina qua davanti con un altro. In questo modo, cliccando su una o cliccando su un'altra, mi apro l'editor di questa e vedo contemporaneamente anche la seconda, quindi insieme. Per cui la suddivisione, diciamo, in patch, questi si chiamano patch, anche in Max quando fate delle patch o anche in altri pacchetti 3D, in realtà sono mesh, quindi modelli tridimensionali, però è come se i programmatori avessero detto, a noi interessa modellare dal punto di vista del territorio. Dei cieli, eccetera. Vogliamo fare un 3D già tarato per questo tipo di cose? E quindi togliamo tutto quello che non è territorio. Ovviamente anche i terreni hanno, ok, l'editor singolo, posso zoomare anche qua, vederli insieme. Il fatto che voi li vedete insieme è perché c'è anche un ground, solitamente un, eccolo qua, questo un piano che vi fa da base dove vi faccio elevare tutte queste montagne. Quindi avete anche già capito da soli che se io prendo questa montagna qui e vado in scale, cioè con questo controllo, e lo alzo, l'ho elevata. Se lo vado a controllare da questo modo, posso fare anche un gioco di questo genere. Quindi, scusate, ok. Ok, quindi posso fare dei cambiamenti globali quando sto in questo genere, dei cambiamenti locali quando vado a modellarli. La cosa divertente anche è che con questo 3Editor potete direttamente. Ok, scusate, questo, ok, e lo vedete, insomma, è l'editor. Quando avete la prima icona, avete il preview del vostro materiale. Quindi i materiali, che sono questi, sono in forma basica quando iniziate e sono in forma advanced quando cominciate a capire come funziona. Inoltre, anche qua, siccome, ma oddio, i materiali che so, dove stanno, eccetera, il pacchetto, come Lumion, vi dà 1 miliardo di preset di partenza, almeno quelli che vi consentono di dirimere le scelte principali. Se
Quindi ho ad esempio Java Escape, che già contengono delle texture procedurali o delle texture di displacement. Ciò non toglie che in qualunque momento potete modificare quello che volete, nuove texture, diverse texture, cose di questo tipo. Quindi possiamo mettere questi, ma possiamo mettere anche questi altri, che già comprendono tipo la neve o tipo delle variazioni dei materiali su quota. I Java Escape vanno anche a modificare un po' l'andamento, quindi ci posso cliccare sopra, eccolo qua. Questo è stato trasferito, sotto avete anche la scala del medesimo e voi fate un rendering con quel tipo di materiale, che tra l'altro è una combinazione di materiali, per cui già il fatto che qui a livello basico, ok, vado a dirgli che voglio, questo si può anche togliere come cosa, una scala diversa che posso aggiustare rispetto al mio terreno, quando rirenderizzo, ok, mi cambia l'andamento. Si vede un po' più di dettaglio? Si vede un po' più di dettaglio. Quindi vi già do un primo controllo che è di scala e vi dà un altro controllo che è di esposizione. Ma siccome non ci accontentiamo, decidiamo, scusate, ho zoomato su questa, ok, decidiamo di nascondere il ground. Non so se si vede, ma mette una piccola X davanti, per cui è presente ma è nascosto. Altrimenti tasto destro e ve lo cancellate. Quindi potete anche eliminare, perché ad esempio voglio il mare, visto che stiamo. Ok, prendo un po' di questa isolotta che mi sono mangiato. Ok, questo è il mare, vado a prendere il terreno, cerco di portarlo sotto il livello, faccio la stessa cosa con questo di cui non ho dato manco il materiale. Normalmente è point and click, se cliccate due volte vi apre l'editor in automatico. Dopodiché possiamo un po' sommergerlo, se si vedeva il bordo quadrato sapete perché. Ok, quindi Shift R, posso, va bene, ok. Ok, allora, penso che stia lavorando lo stesso il ground, vediamo un po', se anziché nascosto viene portato via, vediamo, perfetto, lavorava anche da nascosto. Ok, yes. Allora, vi consente velocemente, addirittura abbiamo un mare cristallino, e ovviamente la patch è quadrata, in alcuni casi serve, ma questo pezzetto di terreno è molto geometrico e regolare, no? Lo vedete da qua, quindi non è proprio un'isoletta. In base a quello che vedo, posso andare qui dentro, posso selezionarlo se lo fa selezionare, se no da qui dentro, quest'altro che è procedurale. Gli dico che voglio l'editor, ci clicco due volte, mi vado a mangiare i bordi, ad esempio in questo modo, se riesco, ok. Quindi lo vendo anche insulare o peninsulare, semplicemente mangiando i bordi. Ok, volendo potrei scolpire anche questo, o aggiungere degli altri effetti un pochino più complessi di tipo procedurale. Insomma, serie di strumenti per arrivare a terreni più fedeli possibili, in qualche modo, a quello che voglio. Ma l'altro aspetto che volevo farvi vedere è che ho preso un'isoletta, questa, facciamo conto, questa, quindi ce l'ho davanti, perfetto, con questa texture di base che posso cambiare, che posso già con i preset andarmi a vedere all'interno, c'è una scelta enorme, poi vi dirò quando c'è un simboletto quello che succede, però decido di aggiungere ecosistemi. Quindi vado a mettere un materiale particolare che è di questo tipo. Ok, ecosystem. Quando lui va in modalità ecosystem, anche se la duna se ne prenderà una parte, entra in una nuova modalità di popolamento procedurale dell'isola o di quell'appezzamento di terreno. Quindi mi fa scegliere il tipo di albero. Prima, mi avete visto, no? Anche forse l'altro giorno, sceglierlo perché volevo prendere qualcuno non troppo pesante, nel momento che ho bene la RAM o d'altro, ma tutta questa robetta moltiplicata per n elementi in fase di rendering, non di visualizzazione, possono diventare miliardi di poligoni. Fino a qualche decina regge abbastanza, ovviamente la povera quadro arriverà a qualche decina di miliardi, non di milioni, per cui è meglio i primi esperimenti farli con alberelli un pochino più leggeri. Quando vedete questi simboli, vedete che non me li fa selezionare, è un simbolo che si chiama di cornucopia, sono modelli a pagamento. Ce ne sono moltissimi, generalmente costano veramente tanto, da 1 a 2 dollari l'uno, qualcuno anche 0,50, pochissimo, e anche voi se ne fate di belli ve li potete vendere in qualche modo. Comunque
sul CD che vi danno ce n'è già un'ottima scelta e si possono fare anche degli alberi da zero. Allora scegliamone uno leggero, non so, questo avevo preso mi sembra prima da 20-80 mila poligoni, insomma 160 eviterei anche, questi sono spogli, 5 mila, mi sembrava 17 mila, se vogliamo fare un po' di abeti, vi piacciono gli abeti? Se mi ridite gli ulivi, non sono sicuro che ci siano in questo caso, però vado su Cornucopia, internet permettendo, anzi se ci clicco e funzionasse internet, mi già se ne va direttamente sul sito dedicato. Ok, vabbè, comunque sia. Cornucopia 3D si chiama il sito, eh? Non sono sicuro che posso farlo, non lo posso fare, vero? Abbiamo scoperto che ho circa 1400 minacce, non so. Magarozzi, bene. Uno dei quali mi impedisce di navigare. Figo, eh? Poi scrivo anche. Oh, incredibile! Su Firefox è partito. Bene, ok. Vabbè, questo è come svelarvi i trucchi prima di imparare. Ci sta anche comunque anche librerie di tutto di più, ovviamente per Max o per altri software. Però può darsi che in produzione vi servono un campo di papaveri, piuttosto che mettervi lì a modellarli o a definirli, per qualche euro potete acquistarli. All'interno anche qui ci sono bravissimi italiani, uno si chiama Marini di cognome, che già vi ha fatto delle piazzette, delle cose italiane da utilizzare come prototipo di Firenze o della piazzetta del paese tipico, che magari, o dei fari di Riviera, tipo Ligure o cose di questo genere. Fondamentalmente dalla fantascienza a luoghi reali hanno ricreato già un po' tutto, ma insomma se fate delle belle cose tenete conto che i modelli che vendono qui sono fatti con 3D Studio Max, con Maya, con AutoCAD e poi li vendono. Nel momento che li importano in Vue e li aggiustano nei materiali diventano utilizzabili anche all'interno di Vue. Questa comunità va avanti da oltre 15 anni, quindi ha generato montagne di cose bellissime all'interno. Qualunque cosa vi venga in mente la troverete sicuramente. La sezione si chiama Store e costa tutto pochissimo, solitamente qualche decina di dollari. Ok, non so, subito mi ha contraddetto con una bella palma da 13 dollari, capito? Se sono dettagliati, questa palma da 13 dollari costa più di 7 dollari, quindi circa 5 euro di questo elicottero. Comunque, c'è di tutto dentro, più che i singoli oggetti, sono bellissimi da vedere perché sono fatti con Vue, quindi vediamo un po' se ve ne trovo qualcuno di roba popolare. Poi vi dico anche una cosa brutta, 13 dollari, la piramide, non so. Piramidi egiziane, insomma, se c'erano cose italiane preferivo. E anche magari con ambientazioni, vediamo un po'. Uno di 20, qui dentro ci sarà veramente di tutto. Ok, anche scenari già predefiniti, insomma, uno fa una bella scena e decide di renderli comuni. Andiamo un po' più avanti, tipo su 5, va, vediamo che cosa. Ok, c'avete deserto, c'avete laghi, avete tutta una serie di robe. Vabbè, un castello, visto che siamo qui. 13 dollari, guardate un po', circa 10 euro. Che tra l'altro potete aggiustare e potete anche cambiare in texture e materiali. Non potete solo rivenderlo, ma è vostro per sempre. In realtà come iTunes, finché vita non ci separi, voglio dire. Quindi a vita fino all'estremo saluto. Sapete, no? Anche la musichetta che acquistiamo da cosa dura per la nostra vita. Dopodiché ritorna da zio Jobs. Per cui anche la roba acquistata, software compresi, valgono per la vita, ma non per sempre, per gli eredi, diciamo così. Quindi diventa anche utile se magari per una produzione ci hanno chiesto, ma sai che c'è? Ho una settimana e devo fare uno sfondo di un castello. Ok, con Max mi faccio i guerrieri che combattono, ma siccome so usare Vue, veloce, eccetera, con 13-20 euro. È legale, non è, anzi, soprattutto in produzioni veloci, con questi costi, questa cosa qui va conosciuta per accelerare il tipo di rendering. Se quando lo mettete in portafoglio lo dite anche, avete completato la linea dell'onestà. La cosa brutta è dire l'ho fatta io e il castello magari è stato preso perché qualcuno lo riconosce e insomma è una cosa che non si fa. Qual è la cosa brutta, più brutta ancora? Che ve lo apre solo il vostro software originale. Quindi, se non avete software originale, alcune cose di queste non si possono aprire. Cioè, è quelle che via, lo so, fa il controllo sulle cose per evitare che tu lo vendi ad altri, o lo cedi, lo regali. In questo caso lo compri una volta,
tempo 5 minuti e ce l'ha tutto il globo terracqueo. Quindi in questo caso legano gli oggetti, soprattutto le scene, le cose più complesse, al famoso numeretto che vi ritrovate qui dentro. Quindi dovete avere il software originale. Vi dico anche in sincerità, questo è uno dei software meno piratati. Adesso ho visto che ultimamente hanno piratato pure questo. Però era uno tra i miei più difficili in qualche modo. Il problema è che produttivamente non vi conviene, perché il software pirata è stabile, cioè di questo particolarmente, esce un update a settimana, fate voi. 300 mega di roba da aggiornare, di bachi e di estensioni che inseriscono. Ergo, se volete imparare a giocare, fate pure. Se dovete produrre, già abbiamo i bachi anche con la versione completa e full, per cui va visto l'investimento. Da studente mi sembra che vi costi circa, gratis se scaricate la PLE che ve lo marchia, €150 se lo usate per studiare e non volete i marchetti. Ovviamente non potete fare produzioni. Quindi, ok. Se mi dite chi ci controlla, la risposta è nessuno. Questo fate voi. Non sono software iscritti in BSA, quindi non sono soggetti a controllo quando fanno questo tipo di cose, però siete tenuti moralmente e anche sui forum, sulle cose, insomma, non si fa, no? Faccio belle cose e poi non posso dirlo perché il software è quello che è. Per cui non fa parte dei controlli che vi ritrovano. I controlli sono i software principali, Microsoft, Adobe, Autodesk, eccetera. Però anche di quelli minimi, se potete, utilizzate soprattutto al lavoro software legale. Se poi da studente, oh, ancora, cancella, perfetto, non lo voglio, cornucopia, non voglio comprare, rivoglio la mia finta quercia Ulivo, un incrocio. Ok, vabbè, mi sono leggermente divagato per dire che facendo questa scelta di un albero in realtà avete un'altra marea di possibilità. E produttivamente, se devo fare una cosa commerciale o una proposta, ci sta anche lo store, per cui se prendo una commessa e me la pagano anche bene, 10 dollari, scusate, 10 euro di oggettino, ci sta tutto. Ok, io adesso vi aggiungo solamente un albero, però in realtà potete aggiungere sassi. E potete aggiungere oggetti che vi importate dal pacchetto 3D, ad esempio automobili, persone, oppure un albero tanto bello che vi piace tantissimo e che ve lo volete importare e non c'ho in libreria. Gli alberi e gli oggetti tanto belli che vi siete fatti con tanto cura funzionano perfettamente, li vede, texturizza, renderizza, non ve li anima col vento, perché non sono suoi procedurali. Saputa questa cosa, fate quello che volete. Quindi adesso ne ho aggiunto uno. Al minimo lui vuole la densità. La volete molto sparso o denso? Non tocco niente di questo, eh? Diciamo, visto che c'è la macchina, è un pochino più denso. E la scala è tutta uguale oppure volete che varia? Varia la scala. Qui dentro non vi clicco perché vi aumenterei allo stato attuale la confusione. E ovviamente non vi apro ancora neanche i nodi. Però diciamo che ci sono dei parametri che vi consentono di fare delle variazioni più fini o particolari. Al momento lo utilizziamo a livello un po' più grossolano e non vi apro neanche, non clicco neanche su, cioè non vi dico nulla di questo qui dentro, di quello che c'è qui dentro, ma sappiate che i nodi. Quindi ogni volta che c'è quel simbolino, questa cosettina può essere cambiata in qualche modo, ok? Allora, poi abbiamo il colore. Il colore è tutto uguale a questo verde, ma no, non si fa la vegetazione tutta uguale. Colore variabile. Che variabilità volete del verde? Siamo nelle chiome. Ok, o vi prendete il verde e il giallo, o alcuni che lui ha come categorie, oppure ve lo fate come vi pare. Quindi è il gestore di gradient che trovate in qualunque software 3D, però fatto per le chiome, per il tronco dell'albero, per il terreno, per i materiali. Ok, un po' è cambiato, quindi se gli alberi saranno un po' malaticci, sapete il motivo. Presenza, popoliamo tutto, 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 tutto. Ma sì, volendo possiamo anche iniziare, se no gli diciamo dammi le misure relativamente al mare. Bene, carino, quando ti sei inventato questo terreno devi sapere che vai da meno 46 metri a 225 metri. Sì, il software vi misura proprio tutto, tutto, tutto ed è in scala, per cui ha bisogno della componente metrica. Allora, se voi mettete da meno 46, le piante ve le ritrovate anche sott'acqua. Questo è anche carino come effetto. Ma
siccome facciamo cose un pochino più realistiche, non so assolutamente dove sta adesso il livello del mare, però gli dico, ma senti, vai un po' oltre. E comunque anche se non so dove sta lì, lui ve l'ha messo sullo zero. Quindi se ve ne andate sul positivo, non dovreste prendere la linea di costa. Poi, volete il cucuzzolo? Ok, faccio in questo modo. Volete una fascia? Ok, lo slider vi dà già la dimensione che la fascia di quel terreno andrà, si mangia la riva e non arriva al cucuzzolo, ma io il cucuzzolo lo voglio e quindi, vabbè, aumentiamo questo slider. Quindi ci saranno altre robette, ad esempio la possibilità di animare tutto questo con le piante che, e ve l'avevo accennato, il fuzziness. Fuzziness in realtà è un parametro che si ritrova dappertutto, anche in texture, anche in chi ama i materiali. In questo caso serve per fare materiali casuali, per cui non ci fa linee nette di alberi, ma ci fa linee ondulate, come succede in realtà. Quindi, senza saper leggere né scrivere, avete un fuzziness di top e uno di bottom. Quindi sulla cima c'è poco da fare disordine, ma comunque ve lo perturberà. Tra limitare inferiore e quello superiore non vi fa limi netti. Quindi possiamo dargli una percentuale di scostamento dalla linearità. Dopodiché, come fa Harry Potter, si fa populate. E lui inserisce tutta una serie di alberi, qui dentro li vedete in piccoletto, di una certa scala. Sono andato a naso, di massima. Quindi in realtà vado su General e gli dico, no, 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 gli alberi devono essere in scala doppia. E adesso ripopola. La densità è sempre bassina. Vediamo un po' se l'esageriamo. Ok, proviamo a rifare il populate. Forse tanto, voi non lo vedete, ma io sì. Eh? No, perché qui sotto non vedete il numeretto che dice 480.000 poligoni. Quindi, però, siccome. Eh? Giusto, benissimo, l'avete visto qua. Avete visto anche il giallo e i verdi che cambiavano. Ok, adesso si vede? Non si vede. Comunque, il software vi dà costantemente, ok, voi sapete benissimo, o dovreste sapere, che dentro un pacchetto 3D, il massimo che una scheda video, anche di enorme potenza, media potenza come 4000, è intorno a, quanti sono i milioni di poligoni che generalmente muovete con una scheda tipo questa? Quindi quando modellate un oggetto complesso, di massima, vi viene in mente? Secondo voi qualche milione, migliaia? Centinaia, ve lo dico io, dai 2 ai 5 milioni di poligoni. Questo è quello che reggete con Max. Quanto ne sta reggendo? 480 milioni. E se adesso tocchiamo qualche altra robetta, andiamo a miliardi con un attimo. Ovviamente non ve li rappresenta a schermo, perché la scheda video non ce la farebbe mai a visualizzarli qui. Qui ci mette una sorta di forma avanzata di instance. Ok. Il cucuzzolo, avevo messo il cucuzzolo, vi ricordate? L'avevo messo? Allora, sto vedendo una cosa giusta, scusate, ma la mia memoria. Shift R, ok. 480 milioni di poligoni renderizzati ancora non in massima qualità, mossi dal vento in animazione. Quanto ci ho messo? Nulla. E questo è il motivo per cui la nebbia è tanta anche sul fondale, eccetera. Non c'è anti-aliasing, quindi vedete un po', la nebbia c'è, però non vedete ancora, diciamo, ben definito in maniera un pochino più corretta, perché non ho appesantito il motore di calcolo, però potremmo fare un esperimentino veloce così per dire va bene, ma io ho detto che il cucuzzo non lo volevo, la cima, poi facciamo una cosa, mi dai solamente una fascia, ho visto anche che qualche terreno, qualche albero mi è finito sotto il mare, non è proprio correttissimo. Ok, rifai per favore Populate. Ovviamente quello è un valore assoluto, quindi facciamo un po' più cucuzzolo. Ok, ripopoliamo. Benissimo. Poi già che ci sono, ok, va bene. Diciamo che il color, boh, mi piace a voi come robetta. Vediamo un po' che ci abbiamo. Ok, un po' più mediterraneo in qualche modo. Benissimo, l'ha già aggiornato qui dentro. E poi volevo anche fare, vabbè, un po' più di qualità, dai. Così sapete anche che in Atmosphere Editor ho un algoritmo di tipo Spectral. In realtà c'ho anche il più avanzato in qualità, che è questo di tipo fotogrammetrico. Lasciamo anche Spectral, però come funziona qui?
capovolge la cosa a cui siete abituati, global illumination, eccetera. Come funziona la luce e l'illuminazione? Da qui dentro, light, standard, global ambience. Volete una qualità un po' più alta? Aggiungete l'ambient occlusion. Ne avete un po' più, un po' più di tempo dovete aspettare, eh? Io mi fermerei su Globe Illumination. Se vado su Radiosity, la qualità è la più alta di tutte, però il tempo tende ad aumentare. E per ogni algoritmo che voi andate a cambiare, volumetrico, standard, eccetera, avete delle sottoparti. Quindi anziché fare con i software 3D general purpose, che valgono per tutte le stagioni, in questo caso è proprio il caso di dirlo, questo è un software stagionale. Quindi, per facilitarci, ci ha già dato delle scelte ben precise. Poi, approfondendolo e conoscendolo, si arriva anche a fare roba che ovviamente i programmatori non hanno previsto. Non so, voi vi importate un oggetto, un terreno vostro, e lui vi popola un modello 3D. Ad esempio, degli allievi fanno l'isola dei pirati a forma di teschio, cioè in Photoshop se lo disegnano e, non ve l'ho fatto vedere, ma ve lo faccio vedere nel terrain editor. Anziché partire da un terreno standard o procedurale, importate un disegno di Photoshop e lui, secondo i grigi, gli dà la forma. Forse ho dimenticato di dirvi che fa la stessa cosa con le nuvole. Quindi, se volete fare le nuvole a forma di logo, ma se vi ricordate l'animazione, c'era la scritta Eon quando zoom sulle nuvole. Quindi, in realtà, con le bitmap potete controllare anche dei comportamenti particolari in qualche modo, in maniera un po' più profonda, far crescere gli alberi solo addosso, intorno a un logo, cioè dargli un areale guidato da una bitmap e cose di questo tipo. Però, quello che vi deve essere chiaro da queste prove è che con Shift R, che adesso ci metterà un po' di più. Non penso tantissimo di più, ma insomma si farà un po' di passaggi e un po' di cose. Se gli diamo anche fotogrammetrico, che quello è ancora più fine. Perfetto, un po' di più, ma ancora che ci siamo. I poligoni, lo vedete? Sono diventati 698.926. Ok? E il tempo di rendering è stato di 11 secondi, è vero, la macchina è potenziata e vi dico anche che toccando certi parametri e certe cose, cioè facendo le cose in qualità cinematografica, il rendering diventa di qualche ora. Il software non è veloce nella fase di previsualizzazione, lo diventa molto meno nel momento che volete un po' di qualità. In realtà la qualità lui non la genera solo con l'algoritmo. Andiamo un po' a parte questo. Ok. Quindi qui dentro, e poi mandiamogli anche un Radiosity, facciamoci un po' malino, e andiamo su questo. Ok, la luce tende ad abbassarsi, ho bisogno di un controllo di post un pochino più avanzato, però usa un modello di animazione un po' più realistico. Allora, intanto, adesso, vediamo un po'. Scusate un attimo, e c'è un altro controllo che devo andare a toccare, che sta dentro Render Options. Qui dentro, se metto Preview, questo doveva stare già Final Broadcast, adesso mi spiego un po' di cosine, anche in atmosfera normale. Quindi magari questo ce lo lasciamo un po' più basso e lo metto in Standard, ok, però mi vado a toccare i parametri generali di tipo, non dico superiore o ultra, perché quando vado ad aumentare questo e i tempi tendono a diventare ancora più fini, la cosa che lo uccide è l'anti-aliasing, che sta qui dentro e che tra l'altro potete anche editarvi. Cioè, sapete l'anti-aliasing, in qualche modo le seghettature. Per fare queste cose cinematografiche pulite, questi valori di anti-aliasing devono essere elevati e quindi temo che i secondi diventino minuti e i minuti ore in un attimo. Di fatto, l'unico grande problema di view, a parte qualche bug residuo che a volte dà problemi di produzione, è che è estremamente lento in risoluzioni normali, 1900 in qualche modo, se volete un certo tipo di qualità. Quindi comunque ci dovete arrivare in maniera progressiva. Sempre Shift R, rimane sempre la stessa risoluzione. Intanto vi voglio fare delle domande perché stavolta penso che dobbiamo aspettare un pochino, però la qualità, sembra che non ho messo settaggi un po' stranucci, sono i pass che vi fa anche vorrei, mentre avrei, cioè i sample.
gli algoritmi sono gli stessi, adattati comunque al mondo, diciamo, terracqueo, però alla rovescia, quindi come cosa. Però adesso si fa prima un pass di questo genere e poi passerà alle fasi successive, solitamente almeno due o tre, regola l'anti-aliasing, non è ancora al massimo della qualità, nulla è al massimo, però ci mette un pochino di più, ma anche il realismo dovrebbe essere un po' più avanzato. Allora, quando vi ho detto quel discorso di prima, adesso c'è la possibilità di mettere la schiuma sulla riva, le onde, l'acqua si muove anche rispetto al vento, insieme al movimento delle fronde col vento, potete animare il sole oppure abbassarlo, alzarlo per fare l'effetto di tramonto, eccetera, e quindi che l'environment si fa qui dentro, è semplicemente che non potete farlo così velocemente con nessun altro software. Domande? Attoniti. Che è successo? Sulla telecamera? No, volevo sapere perché siete attoniti. Nel senso, è una cosa oltre oppure non vi interessa? Si è aperto un mondo o si è chiuso un mondo? Allora, scusami, il messaggio che vorrei che passasse è semplicemente questo. Forse la modellazione delle montagne o la modellazione della vegetazione, fatto qualcosuccia per esercizio, o come fare le nuvole con V-ray o mettere il sole con Mental Ray, io la lascerei in secondo piano rispetto al fatto che c'è uno strumento che vi fa fare tutto questo in maniera molto più ampia e dinamica, e mi concentrerei un po' di più su delle componenti che sono tipiche e avanzate di quel software, perché abbiamo detto che questo non modella, quindi vi modella nuvole e terreni, ma non modella, c'è anche delle primitive qua che si possono inserire, addirittura del testo, già questo si possono fare delle cose, strade per fare direttamente scavallamenti e ponti o robe di questo genere, non fanno neanche certi GIS. Queste sono le sorgenti di interni, quindi fa anche degli ottimi interni se non avete grandi pretese. Intanto li continuo a calcolare, vi faccio presente che 12 core stanno, ok, alacramente spremendo la macchina. La ventola della scheda video non lavora e infatti è silenziosissima, rappresenta solamente. Quindi environment è sta roba. Se poi volete un qualcosina di diverso in più, lo devo dire per amore di completezza. Ti metto in stand by, un secondo, non mi sono dimenticato di te. Plantside.com.k, no, non sarà mai. Facciamo San Google, altro noto santo. Allora, mi concentrerei su fare le costruzioni, gli interni, gli esterni, cioè come modellazione, definizione delle texture, piuttosto che gli alberi o la vegetazione, vabbè, ok, ho detto una barzelletta, se vi penso un'altra volta, mi ha dato il warning che vuoi installare il flash, quindi no, vabbè, non funzionerà. Va bene, ve lo trovate, si chiama TerraGen o TerraGen, il sito è planetside.co.uk, adesso è arrivato, planetside.co.uk, vi assicuro che sia Vue utilizzato a livello estremo, ma che soprattutto questo TerraGen fa foto, non si distinguono dalla realtà finale, cioè dalla fotografia dell'ambientazione, e fa anche cartoon. Dimmi. Ti volevo chiedere, Vue ha, almeno versioni precedenti, aveva la cattiva abitudine, quando si faceva un'animazione di telecamera, andava a variare l'altezza in base al terreno. Anche se io cercavo di annullare quella funzione, per esempio anche ipoteticamente entrare dentro la montagna, non me lo faceva fare. Con questa nuova versione è possibile ovviare a questo problema o no? Sì, ma devi lo faceva fare anche, ecco, prima. Perché, ecco, ti perché sei scordato il lucchetto della telecamera? No, non è la versione altimetrica. Se non togli il lucchetto della telecamera non si può cambiare. Sì, perché sì, va tutto in automatico quando tu... No, quello tu fai il wizard delle cose, quindi in realtà questa cosa è interessante, ma adesso che finito il rendering ve lo faccio vedere, fare un loop d'animazione con questo software è questione di secondi, stabilirla, quindi con la telecamera. Sì, lui in automatico blocca l'altezza telecamera, devi andare qui sotto con la telecamera selezionata e devi togliere il lucchetto e poi varia.
Se non togli quello, anche col wizard non si può fare. E io parlo di una vecchia versione. Adesso lo faccio vedere. Forse con questa l'hanno no, 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 anche da prima. Ecco Lucchetto, perché... forse prima non stava a fianco alla camera, però il lucchetto di height, di altezza della telecamera, lui per default lo blocca. E quindi quando tu vai a variare l'altezza di un keyframe, si porta appresso tutto l'anello. Devi sganciare il lucchetto e poi sei lì. Lo faccio vedere. Ecco perché poi avevo risolto importando tutta la scena dentro Max e usando le camere di Max. Vabbè. Comunque, adesso guardate che la differenza rispetto al primo lo intravedo dal cucuzzoletto lì, sul fatto che avete visto tutti i puntini nidi di contializing pessimo, e adesso questo tempo, lo so, gli 11 minuti sono diventati qualcosa in più, ma lo lasciate la notte. Il pacchetto si collega con n pacchetti e fa network rendering, che lui chiama co-rendering, cioè proprio mucca, un nome per dargli così, una cosa diversa. E praticamente se avete 5-6 pacchetti, si suddivide da solo i frame, in qualche modo. È divertentissimo fare animazioni ed è istantaneo. Quindi adesso vi faccio vedere con il wizard che vi guida nei primi passi. E dopo che avete fatto il wizard, il wizard è un maghetto che vi risponde alle domande e lui già vi ha fatto l'animazione. Poi una volta stabilito il minimo, usate quello che volete. Però, usato anche a livello più basso, fa sì che io queste immagini le posso mettere anche come matte painting, come un 3D che siccome diventa 2D, i pacchetti di video mi ritagliano, li sfogo e li metto dietro. Quindi non ho per forza bisogno dell'integrazione. E la produzione dell'ombra dell'aereo sulle nuvole, quando ci sta, la posso fare con altri sistemi. Per cui la cosa importante è capire che posso velocemente fare questo, un po' di cose sono a vista, quindi se vi accorgete che gli alberi sono piccolini o d'altro, siete voi che dovete cambiare la scala o giocare con questo tipo di robe. Per cui magari se lo volete integrare con il 3D, cioè il sapere che esiste, la fase logic è questo, guardate un po' la linea tra il cucuzzolo, adesso che è completa, non è lineare ma è disordinata, in realtà il software c'ha dei controlli ancora più profondi, per decidere su quali angoli di terreno la vegetazione deve crescere. Quindi da un certo angolo in poi potete decidere di non metterne, oppure fare dei dirupi che hanno... Attenzione, io ho fatto alberi, tra la vegetazione ci sono anche i patch di fiori di erba, quindi, e ne ho messo uno. Ne potete mettere quanti ne volete, si possono fare anche dei painting diretti su delle zone, quindi si può aggiustare anche questo componente, cioè mettere con esattezza dove volete alcune cose. Altra roba che vi fa fare è se mettete 5 patch di erba, 3 tipi di alberi, 5 tipi di sassi e qualche oggetto che avete importato, il software ciclicamente li distribuisce. Potete più o meno variare l'uno rispetto all'altro, vi chiede la percentuale su base 100, che ne so, 2% sassi, 30% ulivi, 20% oggetto che avete importato, per cui potete stabilire con enorme precisione cosa e dove disporre questo tipo di roba. Altre domande? Perplessità? Quindi la perplessità è l'apertura dei mondi, dimmi. Allo stato attuale, diciamo, la figura del modellatore 3D deve essere duttile, si deve aggiornare continuamente e non deve spaventarsi di passare da un software ad un altro, sempre partendo comunque da solide basi, magari su un software di partenza, ecco. Io ho giocavellato con i terreni, ma in realtà ho modellato un terreno. Sì. Stabilite voi, ma comunque dare la disposizione. È vero che mi ha molto aiutato questa primitiva estesissima di patchwork. Tenete anche conto che c'è un terzo terreno, avete visto quello standard, avete visto quello procedurale che ho messo a fianco, ce n'è un terzo che è infinito, lo mettete dietro, la telecamera lo percorre e davanti non termina mai, quindi c'è un terreno di quinta, la famosa linea pessima degli architetti o di quei rendering che si vede la fine del mondo, l'orizzonte, oddio. Che si fa? Si mette un po' di nebbiolina per mascherare, cioè non vedere oltre. Questo però se si mette un terreno infinito davanti, non vedrete mai la fine del mondo. La telecamera può essere linkata ad un pad? Sì, certo, adesso lo facciamo. Intanto è un automatismo. Un secondo che finisce questa cosa qui, voglio farvi vedere la qualità e poi... Secondo, vabbè. Interrompo?
Era... Comunque, Antonio, voglio che tu sappia che, visto la macchina che hai, se non lo puoi fare tu, non lo... tutti stiamo pensando. No, però non è che è una macchina potentissima, cioè è una macchina potente da 2000 e passa euro, sì, neanche è un ultimo grido, c'ha un anno e mezzo, per cui l'i7 c'è di meglio, l'X1 c'è di meglio, certo sì, se avessi avuto una delle ultime, il dimezzamento di questo sarebbe stato ulteriore, poi io ho anche ampliato un po' la risoluzione, però io ce la fa, ma guardate, no, guardate con che cura va a fare l'ombra sulle singole foglie. Ora vabbè, non c'è tempo e non c'è modalità, sono degli input buttati lì, però il software sugli ecosistemi non fa crescere l'ombra, non fa crescere l'erba sull'ombra degli alberi, volendo, cioè c'è degli automatismi che ci mettiamo a pennellare l'erba sotto gli alberi o no, pettiniamo bambole, come si dice, è ok, è il corrispettivo del pettinamento di bambole. Quindi all'interno ci sono delle regolette di intelligenza artificiale, per cui ad esempio se volete la navigazione guidata su un lago ve la distribuisce, ok, all'interno. E comunque, cioè, volevo farvi apprezzare la morbidezza delle ombre, la qualità, e non è la massima qualità, sto ancora a quella precedente, la fotometrica, perché ho downgradato, quando mi sono accorto che era veloce perché non era l'algoritmo di rendering attivato in pieno, per cui, però, cioè, settare con 3 secondi una roba con Mentaray o V-Ray così, con tutta la perizia del mondo, non si fa, perché ho bisogno di molti più aggiustamenti e prove, no? In qualche modo, però vi aiuta anche il preview che vedete qui quando la scheda regge. In questo caso non lo sta visualizzando perché la 4000 non ce la fa visualizzare i poligoni, in rendering tiene la CPU e semplicemente qui ho superato, qui non vedete più preview perché la scheda video, la 4000, non regge quel numero di poligoni. Tra l'altro vi avevo detto che è intorno a qualche milione, sto a 690 milioni, non, la cosa diventa wireframe, non posso avere un preview, poi diventa un box in automatico, il bounding box famoso in qualche modo. Io volevo solo ampliarvi la scala e dire che senza impazzire con strumenti più fini potete fare in questo modo, o sapere che esiste nel momento che vi serva o d'altro. Allora, lo tolgo, ok? Però me lo salvo, vi faccio vedere l'animazione a fine settimana, cioè renderizzata, adesso ve la faccio vedere in preview piccola piccola, però era carina come cosa, quindi sì, qua. Ok, che vuoi? Sì, perfetto, mi ha appena detto se voglio salvare anche lo stato del render in maniera che continua a renderizzare da dove è arrivato, senza ricominciare da capo, quindi non butto i tempi, a V-Ray e a Mental lo chiediamo da tantissimo questa cosa, ma non lo aggiungono, si riprende, lo fa, ok, se invece, così rispondiamo anche alla domanda tecnica lì, ma anche vedere quanto è divertente e quanto è facile, 5 secondi, animazione, non è apparso niente sotto, a parte che non vedete il sotto, ma in realtà c'è un wizard, quindi faccio animation, accidenti, non vedete neanche il menu, così, questo sta muovendo lì, Google Lite, togliamo tutto che mi rompe anche il processore, ok, così, ok, così, perfetto, ok, lasciamocelo in questo modo. Allora, in realtà voi selezionate la telecamera, il problema della telecamera ce l'hai già qui, lo vedi? Tu la telecamera è bloccata con un lucchetto qui dentro, se questa non viene sbloccata succede quello che stai per vedere. Facciamo un'animazioncina veloce, tutte le animazioncine partono da un wizard, quindi animation wizard, vuoi fare animazione, bravo, next, che tipo di animazione vuoi fare? Standard, guarda avanti, un aeroplano, un elicottero, un missile, un'automobile, quindi segue l'andamento del terreno, un motoscafo tutto intorno, quindi già vi comincia a mettere delle definizioni di telecamera, ma dai, facciamo una cosa standard pulita, perfetto, next, si ripete, vuoi un loop che gira intorno all'isola, anche perché l'abbiamo treccata all'ambiente, next, vuoi anche che vibri, spinni, si ruota, non mi pare il caso, ci viene mal di mare, non vibrate, no? Vibriamo la telecamera, utile tipo per fare le camminate, per fare, ok, vi mette dei sinusoidi sul pad principale in termini, non ci interessa, next, wow, bella la tua isola, mi provi a disegnare, se ci riesco anche, ok,
sto col mouse la cosa, mi disegni un path tutto intorno, lo vedete voi? Perché a me è sul fondo nero, perfetto. Edit waypoint, quindi ti cambi la distanza dei punti, oppure, senza che ve lo faccio vedere, ne inserisco o ne cancello quanto ne voglio. Ok? Gli date un andamento di esplorazione tutto intorno. Fermo restando che tutto quello che sto facendo è liberamente editabile. Quindi è solamente per sgrezzare il tipo di animazione, in questo caso esplorativa. Ok, next. Qui solitamente vi dà anche la silhouette o d'altro. Non voglio manco sapere perché no. Quanto deve durare questa animazione? 10 secondi. Ok, 10 secondi. Quindi ho già calcolato 24 per... Aspetta. No, aspetta, aspetta, aspetta. Molto più semplice di quello che stai pensando. Allora, lui fa sta robetta, la telecamera gira, ci fa un preview. Vabbè, dai, sei stato forte. Ok, non corrisponde esattamente a quello che vogliamo ottenere, quindi lo salto. E faccio finish. Vi sta dicendo, ah, adesso che hai scoperto l'animazione. Quindi il software è proprio che vi guida, ti faccio vedere le cose che ti servono quando ti servono. L'animazione viene dopo e fino adesso non avete visto niente. Guardate cosa succede qua sotto. Niente. Allora, perché non mi fa vedere la schermata sotto? Wow! In realtà in automatico vi dà direttamente il toolbox. Allora, vediamo un po' che cosa ho disabilitato. Curve options, vediamo un po', eccola qua. In realtà questa cosa, voi non la vedete neanche per motivi di schermo, questa cosa qui, ma forse l'ho disabilitata su un altro progetto, vi appare subito dopo che voi fate una prima animazione, la timeline, quella che vedete anche sotto Max. Ma il bello è che a seconda di quanto profondamente la volete utilizzare, ve la fa estendere. Quindi così risponde al dop sheet di Max e Maya rispetto alle altre cose. È partito col preview dell'animazioncina là sotto, già immediatamente dei 10 secondi. Ovviamente lo blocco, anche perché temo che questa telecamera non voglio. Perfetto, buono, vai, perfetto, ok. Adesso questa telecamera non è treccata al terreno, quindi in realtà, vedete, l'ho disabilitato, l'avevo fatto per prova, ma poi nella scena nuova l'ho tolto. Quindi, fermo restando tutto il patto circolare che avete visto, la trecco sul terreno. Adesso, via. Quando mi ci sposto, guardate un po' il preview, qui sotto. Ok, quindi se adesso gli chiedo di renderizzarlo in piccoletto, ma prima di farlo in piccoletto glielo dico io quanto piccolo, va bene preview, però almeno un 4x, se no diventiamo ciechi. Ok, tasto destro vi dà l'opzione, tasto sinistro parte in loop, là sotto. Quando ha terminato vediamo il 360. Giustamente diceva lui, se io adesso... Ok, fine dell'animazione, è già settata 10 secondi, adesso se lo facciamo ieri magari lasciamo stanotte, domani mattina ce la vedevamo, però non ci sono software così veloci per settare l'animazione di camera, e vi sta già dando il preview di calcolo della cosa. Giustamente lui diceva, se io adesso, buono, vado sul fotogramma dal dettagli, seleziono la telecamera e mi voglio alzare il percorso, quando io lo alzo mi viene appresso tutto il resto, è treccato sul terreno, ma la telecamera è bloccata. Quindi nel momento che va via questo, e vado sul fotogramma dal dettagli e lo alzo, solamente quello si alza. Ho risposto alla domanda? Sì. Ok. Allora, aspetta. Intanto che ho risposto alla domanda, quindi farà un piccolo salto in qualche modo. Facciamogli fare il preview veloce, così almeno abbiamo la soddisfazione di vederlo lì sotto. È un'animazione esplorativa. La cosa bella è che qualunque oggetto voi selezionate va in wizard. Mettete che avete fatto una strada e il modello che vi siete importato da 3D Studio Max deve percorrere una strada, gli dite, ok, il wizard anziché la camera, selezionate l'automobile, le domandine ve le fa per l'automobile e automaticamente l'automobile si muove lungo la strada. Quindi, e intanto, a costo zero, lui anima il cielo, le nuvole, il vento, in automatico, nella direzione e intensità che voi gli date. Quello ci sta sempre. Al peggio lo potete disabilitare se vi dà fastidio, perché gestisce il flickering. Dimmi. A scanciare il lucchetto? Ah, vabbè, questo...
La calamita? Ah, dell'andamento. Ho capito. Il pat passa in mezzo al terreno, si vede subito il picchetto che si alza in mezzo allo schermo. No, vabbè, comunque sganciando le gambe o d'altro ti assicuro che puoi entrare pure dentro, non sa neanche se lo compenetri, quindi sta a te comunque il tipo di controllo o il tipo di cose. Domande? La camera ha il target sul terreno 1. Non lo vedete, ma ha il gimbal al centro. E quindi se io aggiungo una primitiva e lo faccio targettare su una primitiva animata, la camera segue una primitiva animata, quindi siete liberi di fare quello che volete. Qui sotto potete distruggere, aggiungere keyframe, cambiare caratteristiche, cambiare intensità, seguire delle cose, fare cose di questo genere.